Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Electrician Simulator, un gioco in uscita il 6 di gennaio, voi lo vedrete dopo, io lo sto giocando prima dell'uscita, quindi non so dire ancora il prezzo. Io l'ho già giochicchiato un pochino, ho ancora qualche dubbio riguardo il gioco, nel senso che all'inizio dobbiamo fare quello che sto facendo ora, cioè vendere tutta la mercanzia che trovate in giro per la vostra officina, che diventerà il vostro luogo di lavoro. Qui avete la workbench dove svolgerete lavori di manuali, insomma tutto quello che è all'interno di circuiti, mentre sull'altro tavolo avete il computer, che breve andremo a vedere, e grazie al quale accetteremo i vari lavori. Ora cerco di farlo il più velocemente possibile, perché ho scoperto dopo aver smesso di giocarci che non mi ha salvato la partita. Quindi il gioco ci sta mostrando che, ad esempio, ora per accedere qui dobbiamo tenere premuto col tasto sinistro in modo da poter intervenire sul post-it e leggercelo. 5472, la password è diversa ogni partita da quello che ho notato, quindi andiamo qui, 5472, e accediamo al nostro computer. Abbiamo fondamentalmente due cose: una, lo shop classico, ricorda moltissimo House Flipper, non so dire se uscirà in italiano col rilascio del gioco, ma al momento non è in italiano. Abbiamo una Darkness in the Bathroom. Quindi andiamo e prendiamo il nostro furgoncino, muniti del solo amico che abbiamo, il cacciavite, e arriviamo nella casa di questo signore che ha un problema. L'avvertimento che ci dà il gioco è: togliete sempre l'elettricità, perché mentre qui lo fate e vi divertite a vedervi tremare, nella vita è letale. Vabbè, insomma. Una cosa che gli critico subito è il fatto che ci va subito a far aprire l'interruttore rotto, giusto, e questo è un po' un peccato, e soprattutto ci fa trovare già tutte le porte chiuse, quindi noi scopriamo già che questa funziona e questo non funziona, e ci dice subito con un messaggio che non è quello, ed è un peccato, perché sarebbe stato bello andare a esplorare e scoprire qual era quello che non funzionava. Poi col tasto sinistro e destro potete accendere le varie cose, a volte vi può trarre in inganno il fatto che magari uno vi accende solo una lampada, poi scoprite che dovete attivarli tutti e due per accendere tutta una stanza, quello vi manda un pochino fuori strada. Comunque dobbiamo staccare, possiamo togliere un singolo fusibile, ma in realtà fusibile. Stacchiamo la corrente del tutto e andiamo a smontare, equipaggiando il nostro cacciavite, tenendo premuto andiamo a smontare la presa elettrica dal muro, quindi togliamo, poi andiamo qui, togliamo le viti, tutto molto veloce, e poi sganciamo la piastrina e andiamo ad agganciare il frutto, se così si chiama. Allora, questo tra l'altro è uno dei giochi che io avevo segnato come uno dei miei preferiti, cioè che aspettavo di più in realtà. No, non me lo fa connettere, vi dice ovviamente dove collegarlo. Ah, sono pirla io, perché questo è giusto, ma devo aprire qua in alto, poi ci sarà sicuramente un modo più complesso di fissare le prese. Messo tutto, ci allontaniamo, rifissiamo questo, rimettiamo le due viti e completiamo il lavoro. Quindi in questo caso il lavoro è completo. Ora dice controlla se funziona, quindi andiamo, riattiviamo, metto via il cacciavite, riattiviamo la corrente e dovrebbe funzionare tutto regolarmente. Infatti qua accendiamo e spegniamo normalmente. Torniamo in garage più che altro. Il signore anziano diceva: io sono anziano, non riesco a sistemare queste cose. Beh, guardatelo in foto com'è felice, e il problema gliel'abbiamo sistemato. Ora andiamo avanti e prendiamoci altre missioncine. Abbiamo questa missione e quest'altra, quindi accettiamo, e accettiamo anche questo. Iniziamo, vi faccio vedere subito la missione del lavoro qui alla workbench. Il nostro cliente dice che non sa se funziona ancora questo joystick qui, perché sembra essere scarico. Cosa dobbiamo fare qua? Dobbiamo aggiornare, perché vedete che qui ci sono vari tool con vari prezzi, perché dobbiamo aggiornare il cacciavite. Infatti vedete che il cacciavite adesso si è aggiornato, è un cacciavite proprio più in miniatura, in modo che ci permette di smontare le varie parti. Le varie parti vengono messe all'interno di questa scatola e qua viene determinata la qualità del pezzo. Quindi le due parti sono così,
Sì, è un peccato che non sia stato reso un po' più complicato, soprattutto la batteria. In questo caso sicuramente più avanti lo si farà con un tester, perché ho visto che ci sono anche quelli, però al momento basta prenderla per vedere che è rotta. Ovviamente, per quanto me ne intendo io, per i lavori, i lavoretti che ho fatto io, che ho modo di vedere, la batteria si può riconoscere se è gonfia e capire subito se è da cambiare. In questo caso facciamo, clicchiamo sulla batteria, replace, 15 dollari. A questo punto passiamo in modalità riassemblaggio, quindi riassembliamo tutte le varie parti del controller. Riassembliamo dietro anche dove cavolo era la batteria e soprattutto il cavo. Dovete collegarli bene tutti e due. Una volta collegati potete rimontare il pannello davanti, il pannello dietro, riavvitare le quattro viti e sistemate tutto. Quindi qui è tutto a posto, direi che test device, buono. A posto, finito, completato. Il lavoro sembra essere leave the office. No, direi che lo abbiamo completato. Ok, ora andiamo a fare quell'altro lavoro. In casa di questa signora abbiamo un problema. Ci dice di sistemare gli outlet. Gli outlet sono le prese a muro, queste nello specifico. Anche qui è un peccato perché la critica che faccio è: voi accendete le cose, dovete capire quale non funziona. Ok, gli dice, vi lascia aprire solo quelli, ma alla fine, se noi colleghiamo questo e accendiamo la TV, non funziona. Poi, altra cosa, abbiamo una stanza chiusa. Ovviamente dobbiamo trovare la chiave che è qui, ma fatemele trovare già tutte aperte, no? E poi dice di collegare questa qui e accenderla, ma non funziona. Le altre funzionano tranquillamente. Quindi, cosa facciamo? Andiamo a disattivare il salvavita e andiamo a sistemare queste prese. Adesso la mia critica verrà supportata anche da quello che vedrete, perché il gioco non è male, assolutamente. Allora, questa è un pochino più complicata, quindi bisogna togliere questa. Questo dovrebbe essere il neutro, per quello che me ne intendo io, poi c'è la fase. Il neutro, scusate, la terra, e poi c'è la fase del neutro qui e qui. Una volta che lo metto qui, chiudo le tre viti e la presa è a posto. Chiudiamo questo e chiudiamo questo, e questa è a posto. Dopodiché dice sistemare un'altra, ma un'altra, vedete, io vado qui, non me la fa sistemare, ma se vado su questa, me lo fa fare. Me lo sono studiato un pochino prima il gioco in modo da poterlo mostrare meglio ed è una delle mie filosofie per questo 2022. E devo dire che è un peccato perché comunque se vi piace anche House Flipper è un gioco bellissimo, il problema è che è troppo guidato. E questo siamo più o meno su quella riga lì, quella falsa riga lì. Ok, now, ci portiamo già avanti, colleghiamo già la televisione lì, così poi riattacchiamo la corrente, andiamo a cambiare l'ultima presa. Mi piacerebbe anche più una gestione dell'accessoristica, che so, le viti, le prese, dover andare ad acquistare le viti, le prese, montarle, fatturarle, insomma, è una cosa che mi piace moltissimo quella e che purtroppo in gioco non c'è. Allora, questo lo mettiamo lì. E questo sicuramente poi diventerà più complicato. Comunque andiamo e lo sistemiamo così. A posto. Questo a posto, colleghiamo anche questo lì e poi andiamo a testare se è tutto funzionante. Quindi accendiamo. Oh, guardate che ho tirato giù i fusibili. Ok, testiamo la televisione che si accende, ma non avevo dubbi. E testiamo anche la lampada che funziona. E a questo punto fix the outlet è a posto. Ne manca una. Ne manca una, perché ne manca una? Mancherà questa che non abbiamo più sistemato. Intanto ne approfitto anche per farvi vedere. E infatti mancava un cavo. Vedete, se io lo tocco, faccio questo, lui dice: occhio che nella vita è reale, saresti morto probabilmente o simile. Allora, avevo dimenticato un cavetto. La presa intanto si è rimontata da sola. Vabbè, è un peccato perché si potrebbero lasciare smontate così come sono e finisce lì. Però vabbè, monta questa, chiudi qui, monta di là e avvita l'ultima vite e abbiamo finito. A posto. Quindi, ultimo test,
accendi la luce, deve essere tutto regolare. Chiudo quello, accendo qua, accendi la TV ed è tutto a posto. Back to office, e quindi ci lascia uscire. Siamo un po' prigionieri del cliente perché non possiamo muoverci nelle stanze, insomma. Va bene, fix the outlet, guardate com'è felice anche in questo caso, e noi siamo contenti a nostra volta perché abbiamo fatturato ancora un po' di dollari. In 3 minuti e 45 direi che è un tempo ottimale di intervento. A questo punto abbiamo una nuova missione, si va avanti. Plant Lover, c'è questo. Screen not display anything, sensor not detecting CO. Questo è un generatore di, c'è cioè un rilevatore di monossido di carbonio, molto molto utile come oggetto. Ora andiamo a esplorarlo perché qua inizia l'ignoto per me, quindi non quale pile? Le pile dicono che sono ottime, quindi va bene così. Andiamo a smontare anche questo. Vediamo qua l'alloggiamento delle pile. Dice che il display non mostra nulla. Allora, perché non mostra nulla? Perché fa il cattivo? Scolleghiamo tutto. Ah, dobbiamo svitare tutto. Smontiamo i microcircuiti. Devo staccare ancora qualcosa? No, questo non me lo smonta. Perché non me lo smonti? Ok, devo smontare anche questo. Allora, evidentemente. Ah, perché il display non me lo lascia smontare questo circuito. Però il display è questo. Quindi cerchiamo di capire. Due viti, stacca questo. Non c'è più nulla. No, credo di no. Bastava questo, vabbè. Sì, ce lo fa smontare tutto in effetti. Due vitine. Ok. Smonta questo che è broken. Vediamo, diamo un'occhiata anche a questo. Devi fissarli. Perché mi fa. Ah, ok. Questo lo fissiamo. Screen plate. Guarda, ragazzo, puoi sostituire le parti rotte. Ah, devi avere il tool giusto. Ok, cosa compriamo? Cioè, possiamo anche fissarlo. Possiamo sistemarlo. Broken, broken. Ah, vedete che abbiamo questo soldering iron. Quale sarà di questi? Non so, io compro questo. Tanto li posso comprare tutti, quindi vediamo se mi fa il soldering. Ah, li risaldo banalmente, proprio lo risaldo. E poi? Light good, ah, me lo fa analizzare tutto. Aspettate che compro anche questo, che non so cosa sia, ma senz'altro voglio acquistare questa parte. 10, sì, la compro e la risaldo, va. Soldering. Ok, non saldata. Ah, ma dai. Ah, me l'ha saldata ed è good. Buono, questo dovremmo aver sistemato. I LED di status sono sconosciuti, sono rotti anche questi. Molto interessante. Molto interessante. Posso toglierli con questo? Posso spaccarli? No. Ah, gli tolgo la saldatura ed è broken. E quindi. Vediamo un po', battery socket replace. Vediamo, poi abbiamo lo screen plate fix. Posso fissare lo screen plate, ma non riesco a capire come perché me ne manca un pezzo. Ah, perché diventa interessante in questo caso perché abbiamo le singole parti che possiamo andare a fissare il sensore. Questa è interessante perché abbiamo il plug che è buono, il condensatore che è rotto, il tastino che è buono, lo un LED che non so cosa sia. Ok, quindi lo posso levare. Se io tolgo questo e prendo questo, me lo toglie? No, devo dissaldarlo. Ma è interessantissimo perché mi permette anche di zoomare. Questo è buono, questo no. Quindi prendo questo e lo tolgo. Va bene, allora
Anche questo è, cioè il discorso è quello che potrei ricomprarmi tutto il pezzo o sostituire le singole parti. Certo è che visto così mi piace molto perché questo discorso qui dell'elettronica mi piace già molto di più di quanto visto prima. Allora, condensatore rotto. Ma dovremmo aver fatto tutto, no? Ok, adesso vado a comprare. Cavoli, battery socket. Ma tutte queste parti qua, come cacchio le riparo? Cioè, non ho modo io di acquistare altro. Cable, posso comprare anche del cavo. Io compro del cavo che... perché poi in fasi più avanzate andremo a fare anche gli impianti. Quindi non è tutto concluso proprio qui, eh. Cioè, non pensate che. Allora, screen plate, allora fix. Allora, avevamo il condensatore che è buono. Se io shift, no, non posso shiftare. Non posso assolutamente shiftare. Plug, screen plate, fix, il sensor. Devo acquistare. Ah, ok, devo solo cliccarci sopra per acquistarle. Ok, abbiamo recuperato praticamente tutto, quasi. Quindi andiamo a saldarli. Questo è tutto saldato, mi ha saldato anche questo, no? Cos'è che abbiamo cambiato? Ancora uno dei due. Buono, la parte è stata sistemata, il sensore è messo in buone condizioni. Abbiamo lo screen plate a cui abbiamo... Screen plate, no, è buono, però cos'è rotto qua ancora? Questo. Il condensatore è buono, lo schermo è buono, il tastino è buono, le luci sono buone, gli mancava qualcosa, però non mi ricordo più che cosa. Mi sembrava mancasse qualcosa. Questo è buono. Qua c'era qualcosa. No, però non mi fa. Eccolo qua. Il condensatore, quindi lo cambiamo. Smonta con questo e montane un'altra. Due, lo risaldiamo. Ok, e dovrebbe essere a posto, no? Condensatore buono. Lo schermino è tutto a posto. Ah, gli manca questo, plug. Sì, 2 dollari, cavoli, sì, lo saldiamo subito e dovremmo aver sistemato anche questa parte qui. Sì, infatti vedete che è passata a good. È tutto praticamente good ora, quindi possiamo andare a rimontare il tutto, assemblare. Quindi l'abbiamo fatto un po' così, un po' di... Senza dover ricomprare tutto, abbiamo riassemblato per conto nostro. Manca sicuramente qualcosa. Sì, perché infatti bisogna selezionare il tool giusto e andare a riavvitare tutto. A me farlo dal vivo non mi è capitato molto spesso, se non per qualche sigaretta elettronica, mi ha sempre divertito un sacco fare tutte queste cose. Quindi... Metti la batteria, ai chiudi. Vediamo se sono ammazzati i pezzi come al solito. Ok. Test device. Sì, funziona. Che soddisfazione però. Send the item. Ok, e abbiamo mandato l'oggetto. Quindi, che dire adesso? Abbiamo un'altra missione. Magari ci farà fare qualche impiantino qua in casa. Boh, chi lo sa? Vediamo. Sono un grande fan delle piante. Voglio dire, amo queste piccole verdi. Ok, ma bisogna di tenere... Connect lo switch to power supply. Ok, abbiamo. Mi dice acquista di 9 cavi. Io ne costo 10. Tanto uno l'avevo già comprato. Però almeno ci vediamo anche questa meccanica qui. Prendiamo il furgoncino e andiamo. You don't have suggested. Ah, perché no?
perché non abbiamo quello che mi serve? Andiamo al negozio. Scrive drive. Ah, buy all. Ah, perché non li ho più comprati alla fine. Ok, non pirla io. Non possiamo comprare nient'altro, però è un gioco che senz'altro, se portato avanti bene, avrà dell'ottimo potenziale. Soprattutto se le cose diventeranno un po' più complicate. Questa è l'ultima più sfidante tipo di lavoro. Imparerai come usare i nuovi, gli appena acquisiti cavi, vai giù e guarda il fuse box. Devi controllare se l'ambiente è sicuro, stai attenzione di... Attenzione, no smoking. Questo qua mi sa che mi puzza un po' di coltivatore abusivo. C'è un passaggio segreto. Potresti dover lavorare in condizioni di estremo scuro qualche volta. Usa la flashlight premendo T. Ok, secondo me sto qui non la racconta tanto giusta, dato che vuole tenere anche... Okay. Fusebox sembra di giocare a nascondino, ma puoi vedere sempre il modo di trovarlo. Tuttavia avrai bisogno di un addizionale oggetto. Vabbè. Connect the power switch to supply fuse box key. Ok, infatti diceva che era chiuso con quello. Ok, fuse box era aperto, raccoglie i cavi e prova a collegare il fuse alla light switch sul muro vicino a te. Ok, vediamo come funziona. Intanto sì, beh, magari la contava anche giusta questo, però per pura fortuna io ho trovato il... Comunque, porca bestia, devo spegnerlo prima, giustamente. Poi usiamo il cavo e lo colleghiamo da qui. Lo facciamo passare lì. E poi lo facciamo passare lì. Ok. E quindi... dice che devo accendere, vediamo se funziona. Premi U per vedere se i cavi sono effettivamente connessi. Ok, sì, sembrano connessi, anche se in realtà qua mi ha saltato tutta la parte in cui si spaccano i muri e si tirano i cavi, però va bene, vediamo se funziona, ma direi di sì. Ok, però devi accendere le lampade, quindi non sono tutte accese le lampade, direi, perché... Sì, mancano i collegamenti, quindi fammi tirare giù di nuovo le luci e facciamo questo lavoro, finiamo questo lavoro. Infatti qui è un po' basilare questo out, in, e poi è finito? No, questo è in. Mi serve un altro cavo, vediamo se c'è dell'altro che si può fare. Sì, abbiamo un secondo cavo che possiamo portare lì, ma non possiamo. Quindi vediamo se riusciamo a tirarlo lì. Ok. Qui. E poi lo tiriamo qua. E poi lo tiriamo lì. Perfetto. Quindi dovremmo aver fatto anche questo. Quindi tiriamo sulla luce. E qua possiamo accenderle tutte, vedete che col tasto sinistro del mouse ne spegniamo alcune, col tasto destro ne spegniamo altre, il tasto sinistro riaccendiamo quelle di qua e con l'altro tasto accendiamo di là. Lavoro finito e anche in questo caso abbiamo concluso il tutto. Ok, questo è un po' più allucinato di quello di prima, ma sono sicuro che... è felice pure lui ora che può accendere tutto. È un po' semplificata questa meccanica del diciamo delle prese degli impianti a muro, però ci può stare. Abbiamo altro da fare, ma in realtà direi che abbiamo visto abbastanza, abbiamo visto tante cose. Ho voluto mettere più cura nel portarvi questo gioco, non farvelo vedere allo sbaraglio. Infatti l'inizio l'ho provato, il resto lo abbiamo provato insieme, però direi che ci siamo riusciti abbastanza bene. Il gioco sembra assolutamente intrigante sulla falsa riga di House Flipper, ma più mi è piaciuta molto quella cosa dei microcircuiti qui da poter riparare e sostituire. Molto interessante. Allora,
Voi fatemi sapere adesso sotto nei commenti, se vi va, che cosa ne pensate di questo Electrician Simulator First Shock. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.